Berlinghieri sono 50 anni di spettacolo, di concerto, di musica, un appuntamento importante. Allora, io sono più grande di 50 anni, per cui, ma è un appuntamento che è doveroso e finalmente noi siamo proprio entusiasti, oltre che emozionati e orgogliosi di aver programmato quest'anno un calendario veramente eccezionale, proprio perché i 50 anni degli Amici della Musica meritano questo. E il nostro pubblico che ci segue da anni e che ci è sempre molto affezionato vuole il resoconto di stagioni eccezionali che abbiamo avuto. Allora, quando si inizia e qual è magari la chicca? La chicca, lo dico prima, la chicca è Noah. Noah avremo la grande star internazionale che finalmente ha aderito al nostro invito che è stato fatto pure anni passati, quest'anno ha aderito quindi in occasione del 50esimo e quindi poi E quando abbiamo e no, a quando la sentiremo? Noa il 13 di febbraio, Perfetto. il 13 febbraio, e inaugureremo la stagione con chi merita di più, che è il nostro futuro, cioè l'orchestra Young del Conservatorio di Foggia, che inaugurerà questa stupenda stagione E concertistica. quando inaugureremo questa Il stagione? 14 di gennaio. Il 14 gennaio, poi avremo il Balletto del Sud, il 23, un'altra cosa che non è da perdere, assolutamente, il 3 febbraio è Ivan Bessonov, è un pianista di 16 anni russo che è eccezionale, è una cosa strabiliante. E poi abbiamo il quartetto Guadagnini, l'orchestra sinfonica abruzzese, il sestetto Stradivari che è famosissimo. E quindi poi molte orchestre, abbiamo 4-5 orchestre quest'anno, perché devono confermare proprio questo cinquantenario in un modo doveroso e dovuto. Quando chiudiamo? Chiudiamo il 10 dicembre con la Mies Symphony Orchestra di Kiev, con una pianista d'eccezione, pure lei di origine foggiana, che ha avuto un grande successo e che è Irene Russo. Per cui c'è tutto da vedere e tutto da ascoltare soprattutto.